Verdasti, questa era troppo grande per essere lasciata in secondo piano. Quindi ho deciso di depennare la puntata che avevo in scaletta da fare per passare a questa. Insetto mortale o particolare esapode? L'articolo comincia così. È arrivato sulle nostre coste dall'Africa, sicuramente agevolato dai continui sbarchi. L'insetto più velenoso al mondo, che rischia di distruggere un intero ecosistema e che ha già mietuto le prime vittime. Ora che ci penso, poco tempo fa ne ho visto uno di praticamente uguale e non sono troppo distante dalla costa. No, Verdastri, nonostante abbiate ormai capito che questa rubrica parla di fuffa, devo dire ad ogni puntata un gigantesco no. Secondo l'articolo, questo insetto si dovrebbe chiamare Libella clormadinone. E se cercate questo nome su Google, per esempio, potete trovare solamente un farmaco a base di estrogeni, da quello che ho capito. Quindi potrebbe essere una manovra di marketing? Forse? L'articolo continua. Pericolosissimo insetto dotato di pungiglione, ma con ali simili a una farfalla. Ci prendono per idioti oltre che boccaloni. Queste ali a me sinceramente sembrerebbero più da dittero o imenottero, tutto al più. L'insetto che vediamo sulla prima immagine dell'articolo è una Panorpa communis, un mecottero autoctono presente in Italia da prima che cominciassero gli sbarchi, da molto prima. Il presunto pungiglione non è affatto un organo del genere, bensì l'organo riproduttore dei maschi, i soli ad esserne dotati. Cosa interessante sui mecotteri maschi, magari non proprio tutte le specie, dato che sappiamo bene come la natura e soprattutto l'entomologia siano fatte di eccezioni, tendono a fare dei doni alle femmine per renderle disponibili all'accoppiamento ed evitare di essere mangiati dalle stesse dopo il coito. L'articolo poi continua con varie fregnacce e arrivano a dire anche che hanno un veleno usato per uccidere le prede e poi nutrirsi della loro carne per poi deporre al loro interno le uova, vivendo in maniera parassitaria. È vero che possono predare, oltre che fungere da spazzini e cibarsi di vegetali, dato che sono onnivori. Non è vero che usano le prede per deporre le uova. I mecotteri sono forse i più antichi insetti olometaboli esistenti, e la loro larva, che è di tipo erucciforme, somigliante molto a quella dei lepidotteri, ha una dieta molto simile a quella degli adulti. Per predare usano le zampe posteriori, utili a catturare eventuali prede, che poi mangiano con la loro bocca, che pare quasi un becco se guardate bene. Per la loro forma, i mecotteri sono detti mosche scorpione, ma non sono dotati di veleno. L'articolo continua dicendo che la sua pericolosità consiste nell'amore che nutre per la carne umana. Poi continua con questa presunta deposizione di uova e parla di punture dentro ai centri di accoglienza, perché proprio vuole fare leva sul fatto della presenza di immigrati molto abbondante in questi tempi. In questo scempio di parole, si va appunto a spingere su quella gente che odia l'immigrazione, odia quei poveretti che vengono in massa, in barca dalle nostre parti. Per fortuna non c'è stato nessun politico che ha usato questa notizia per avvalorare le proprie tesi contro l'immigrazione. E ci mettono anche un nome scientifico per dare autorevolezza alla cosa. Ed è una tecnica che usano molto spesso, che abbiamo visto in passato e che continueremo a vedere di continuo. Uno dei problemi relativi a questa notizia è che i mecotteri non sono proprio abbondantissimi in Italia e far circolare cose del genere sicuramente non aiuta la loro sopravvivenza. Inoltre, stiamo parlando di un insetto molto antico, visto che i primi fossili risalgono al Permiano. Quindi siamo attorno ai 300 milioni di anni fa. Siamo arrivati a credere che l'antenato comune tra ditteri, lepidotteri, tricotteri, afanitteri e mecotteri, appunto, fosse un insetto simile ai mecotteri. E per questo tutti questi ordini sono racchiusi nella sezione Panorpoidea. E tutto questo cancan di notizie e falsa informazione solo per pubblicizzare un farmaco, probabilmente.
Ho concluso, Verdastri. Aspetto sempre le vostre segnalazioni di notizie false, volutamente o meno, mi raccomando. Ce ne sono tante di notizie del genere. Qualcuna può scapparmi, mentre altre riesco a captarle. Quindi il vostro aiuto è fondamentale. Come è fondamentale la vostra condivisione e il vostro mi piace per alzare la visibilità di questo video. Noi ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando, siate sempre più verdi. Notizia del 28 febbraio 2015. Madre e figli all'ospedale per aver aiutato i vermi. Vedono una colonia di processionaria in fila indiana che rischia di essere schiacciata dalle bici e la mettono in salvo.